Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella ragazzi, lasciare un like, oppure se volete sostenere il canale fate pure. Mi raccomando ragazzi, lasciate like se questo video vi è stato utilissimo. Ora andiamo un attimo su Steam per risolvere questo problema di Warzone 2.0 Call of Duty Modern Warfare 2. Per risolvere il problema della disconnessione di Steam andiamo un attimo sulle impostazioni, anzi Steam impostazioni. Fate un attimo su browser web, cancella i dati di navigazione del browser, fate ok, chiudete, ora riaprite di nuovo impostazioni. Andiamo un attimo su download, pulisci le cache dei download, quindi significa che una volta pulito ci resetta, non proprio ci resetta tutto, ma dobbiamo rifare di nuovo l'accesso, quindi aggiungere le credenziali, quindi nome utente e password. Faccio pulisci, faccio ok, chiudo, riapro Steam. Faccio l'accesso al mio account, quindi così. Pretendiamo sempre, ok, ho fatto l'accesso. Libreria, eccolo qua. Poi una volta fatto, una volta risolto questa cosa, andiamo un attimo sulle impostazioni di rete e internet. Andiamo su impostazioni di rete e internet, questo qua. Più opzioni per la scheda di rete. Ethernet, proprietà. IPv4, proprietà. Mettete come servizio di server DNS preferito 8888844 e fate ok, chiudete qui. Andiamo anche un attimo sulla cartella, quindi proprietà, sfoglia i file locali del gioco, su code.exe, quindi questa qui l'applicazione. Andiamo su mostra attribuzione o proprietà compatibilità e segui questo programma come amministratore. Se non dovesse andare questa procedura del programma come amministratore, toglietela. Toglietela, ok? Quindi fate applica, ok? Chiudete tutto. Poi anche per il fatto che c'è la disconnessione da Steam e il fatto della texture on demand che si scarica da sola. Si scarica una texture da sola, così automaticamente nel gioco, quindi bisogna disattivarla. Ho fatto un tutorial su come rimuoverla, quindi basta andare un attimo su... Adesso vi faccio vedere una cosa importantissima. Questa qui sulla interfaccia, se scendete un po' giù, questa è per l'interfaccia. Invece se andiamo un attimo, devo andare, eccola qua, streaming text on demand, fate no, disattivatela, perché qua vi scarica una texture da sola, laggate e vi disconnettete anche da Steam. Quindi se avete anche problemi alla disconnessione di Steam, ragazzi, scaricatevelo su battle.net, ok? battle.net, finché non risolvono poi altri problemi, ok? Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!